Ciao ragazzi e benvenuti a un'altra puntata dei Sentieri di Black. Oggi siamo a Vignone, in provincia di Verbania. Siamo appunto sopra Verbania, zona Lago Maggiore. Siamo all'interno del Pollino, ai margini del Parco Nazionale della Val Grande, uno dei due parchi nazionali qui in Piemonte. L'altro è il più conosciuto Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sono con Claudietta, sono con Linda e con Sergio e finalmente avrò il piacere oggi di pedalare con loro, sia io che Claudia. Ci hanno gentilmente invitato al loro tour. E quindi ragazzi, se volete dire qualcosina sul tour di oggi, prego. Dunque, è un tour che ci sposteremo verso Premeno, poi saliremo a Pian di Sole, andremo sulle piste da sci, riscenderemo a Pian di Sole, saliremo a Pizzuomo e poi ritorneremo qui per vari sentieri. Passeremo per una bella, diciamo, un bel trail che poi sarà panoramico con vista lago, molto carino, e niente, poi se abbiamo voglia, trail da fare ce n'è. Ottimo, quindi, ottimo. Accorciabile, allungabile, si può fare quel che lo si vediamo vuole. Durante la giornata, quindi seguiteci in quest'altro bellissimo tour, io insieme a Linda, Sergio e Claudietta, che adesso faccio di nuovamente vedere. Oggi inizia un'altra avventura, ragazzi, si va. A dopo. Abbiamo iniziato a prendere finalmente lo sterrato, stiamo andando verso Pian di Nava. Che ho ripreso, Linda? Ah, ho appoggiato un zampetto. Stiamo facendo questo bellissimo traversone. Stiamo andando verso la congiunzione con il trail San Buddha. Ah, ecco. Qui state vedendo un pezzo del trail San Buddha. Qui avanti hanno fatto anche una bella rampona in discesa e un bel saltino. Ecco raga, stiamo continuando a salire, abbiamo lasciato Pian di Sole che si trova qua sotto, vedete una bellissima panoramica del Lago Maggiore con le sue isole, là in fondo in lontananza i laghi del Varesotto, lì sotto appena alla destra del pino che vedete c'è la chiesa di Linda, mi hai detto? Salvatore. Di San Salvatore, dove poi inizierà il trail San Buddha che prenderemo durante poi il nostro rientro. Bellissima, poi oggi anche se c'è foschia, devo dire che ha il suo fascino. Sì, assolutamente. Siamo di nuovo sullo sterrato, di qua a sinistra l'accesso per la palestra di roccia Sascorbé, noi invece continuiamo a salire. Qui è bellissimo, sì, fa che salto. Dovrebbe esserci come quella. Bellissimo. Ecco, qui vedete la bellissima roccia Strapiombo, lì davanti Pizzo Pernice, qui dietro Monte Zeda, là davanti ovviamente il Monte Rosa, il Monte Orfano lì in mezzo e poi sul versante di qui il Lago Maggiore, sul versante di là il Lago d'Orta. E qui siamo sul versante di Piancavallo, verso il Morissolo, lo Zeda che rimane qua dietro. Ah. Bello, sì.
Spettacolo del flow, Sergio! Stupendo questo trail! Bella Sergio. Andiamo. Bellissima questa pineta. Bellissima! Ma quanto bella è sta pineta! Figata. Raga, altra bellissima balconata panoramica, guardate che figata. Siamo a Pizzodomo 1075. Fantastico, fantastico. Guardate che balconata sul Lago Maggiore. Ecco, questo è un tratto sul single trail, vedete alla mia sinistra il Lago Maggiore, da fare con un po' d'attenzione perché in alcuni punti è abbastanza esposto qui sulla sinistra, rimanete alti sulla destra e va via in tranquillità. Bellissimo anche questo passaggio. Yes. Thank you.
Ho perso una figata. Non ho avuto un buco fotografico. Mamma mia. Siamo San Buddha, bello sentierino, guardate le variantine, tecnico, portano un po' fuori, terreno morbido, continuiamo su San Buddha, abbiamo evitato la impegnativissima rampa. Terreno molto asciutto, molto scorrevole, qualche bel saltello. Yes, qui c'è un'altra rampa, vedete? Claudia, per voi ci senti? Miei cari amici, mia cara Linda, mia cara Claudietta e mio caro Sergio, grazie ancora per il bellissimo tour di oggi. Avete visto, abbiamo fatto dei bellissimi trail qui nella zona di Pollino, sopra Verbania al Lago Maggiore. Bellissimi posti, bellissimi panorami, circa una trentina di chilometri, 1200 di dislivello, bellissimi sentieri tecnici di discesa, ovviamente San Buddha su tutto, una bellissima chicca. Ancora grazie, e ricordate di iscrivervi al canale e seguirmi sui social Instagram e Facebook Sentieri di Black. Noi ci vediamo alla prossima, ciao, e ciao, ciao ancora miei cari amici. Ciao.